Per fare quell'immagine abbiamo prima cosa riempito una serie di pozzanghere con una canna d'acqua, in modo tale da avere grosse pozzanghere profonde nel quale Battisti sarebbe corso. Gli abbiamo fatto vestire una muta subacquea completa, sia pantaloni che la parte sopra, e mentre lui correva, per poter far sì che venisse fuori degli spruzzi più alti, aiutavamo tutto lanciando dei sassi nelle pozzanghere. Il video mostra Battisti che scivola e cade. L'avete simulata questa scena? No, simulato per niente, perché in realtà lui fa un vero e proprio scivolone di quelli proprio classici da film. Anche molto pericoloso, perché è andato a pochissima distanza con la testa da un masso che se l'avesse toccato si sarebbe fatto veramente male. Poi lui è saltato su in piedi dicendo «Oh, char fisico!» E invece il fisico non ce l'aveva, perché in realtà io l'ho massacrato, perché ha fatto questa corsa per almeno 40-50 volte ripetuto. So di certo, perché poi gli ho telefonato, che il giorno dopo è rimasto a letto per ben 3 giorni, distrutto, completamente distrutto.